Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi della mia prima volta di Kabi Nagata. Questo manga è edito da J-Pop e ha un prezzo di copertina di 10 euro e si tratta di una storia autoconclusiva. La protagonista di questo fumetto è l'autrice stessa, una donna di 28 anni che non si trova proprio a suo agio con se stessa, con gli altri, non è soddisfatta del suo lavoro, ha una situazione un po' difficile a casa, soffre di depressione, autolesionismo e arrivata alla sua età non ha mai avuto dei veri e propri amici e nessuna esperienza sessuale. Per questo decide un giorno di chiamare una escort e appunto affrontare la cosiddetta prima volta. Parte tutto da questo episodio, ma l'autrice non si concentra esclusivamente sulla ricerca della propria sessualità. Soprattutto la prima parte del manga l'ho trovata molto introspettiva perché ci offre un quadro abbastanza completo di quella che è la situazione generale della vita di questa ragazza. Ha 28 anni, non ha un lavoro, diciamo, stabile o comunque non è ben visto dai suoi genitori che si preoccupano molto per lei perché ha un lavoro part-time che non considerano un vero e proprio lavoro, non vive quindi da sola, può vivere soltanto con i suoi genitori, non ha grandi aspirazioni di vita e anche all'interno del posto di lavoro pensa di aver trovato, diciamo, la propria dimensione, pensa di essere riuscita ad essere accettata, in realtà è soltanto una facciata, fa veramente fatica a relazionarsi con le altre persone. La cosa che mi ha colpito molto fin dall'inizio è la sincerità dell'autrice. Come vi dicevo, si tratta di una storia autobiografica e l'autrice non ha paura veramente di parlare di quello che sentiva, di quello che ha vissuto. Non cerca di abbellire in alcun modo né innanzitutto se stessa, i difetti sono sempre super evidenti e anche quando non li vediamo l'autrice fa in modo che diventino evidenti anche ai nostri occhi. Affronta con grande sincerità la depressione, l'autolesionismo e anche i disturbi alimentari che ha avuto, provocati principalmente dalla pressione dei suoi genitori e della società. Leggendo storie di questo tipo in cui i protagonisti hanno più o meno la mia età, mi accorgo che è sempre più frequente questo elemento, ovvero il modo in cui la società, le altre persone si aspettano qualcosa da noi. Ci si aspetta di avere subito le idee chiare sul proprio futuro, sul proprio lavoro, ci si aspetta una certa stabilità, una certa mentalità, anche un certo tipo di approccio nel lavoro e nella vita sociale. E spesso quando non si riesce a raggiungere questi obiettivi, non si riesce a raggiungere e a soddisfare le aspettative degli altri, si entra in crisi e ci si inizia a chiedere chi si è veramente, che cosa è necessario fare, come bisognerebbe comportarsi per apparire normali agli occhi degli altri. Tutto questo genera comunque diversi disturbi. In alcune persone si può manifestare come ansia sociale, depressione, nel caso della protagonista anche in autolesionismo. Sono rimasta molto colpita dal modo in cui l'autrice riesce a tirar fuori tutte queste emozioni, a far capire al lettore il senso di frustrazione, disagio che si ha nel proprio corpo, nella propria pelle e anche nei contesti sociali. È una situazione in cui, secondo me, tanti miei coetanei si possono rivedere, nonostante le differenze con la società giapponese, il disagio però di essere inseriti all'interno di una società che spesso si attende grandissime cose da noi e spesso ci sentiamo sempre sotto le aspettative degli altri, è una sensazione di disagio che porta spesso all'isolamento, alla difficoltà nel relazionarsi con le altre persone ed è secondo me un sentimento che in tanti hanno provato, quindi è molto facile rivedersi in questa storia, al di là della ragazza dei 28 anni, proprio il contesto in cui è inserito questo personaggio che secondo me può creare un forte legame con tanti lettori. In questa storia ci sono tanti momenti bui, tanti momenti di sconforto, ma ci sono anche tanti momenti presi molto sul ridere. L'autrice infatti è autoironica ed è una cosa che ho apprezzato tanto perché questo permette alla storia di non essere mai pesante. Dal momento che ci si focalizza tanto sull'interiorità del personaggio, non succede granché in realtà all'interno della storia, la narrazione è molto lenta, quindi questi momenti un po' più divertenti, diciamo, autoironici, li ho apprezzati perché appunto rendono la storia meno pesante, un po' più di facile lettura, ecco. Parlando di sincerità, secondo me ce n'è tantissima anche quando si approccia per la prima volta al sesso, che magari soprattutto nelle prime esperienze tendiamo a idealizzare la prima volta, questi momenti di intimità, il piacere in generale, mentre
spesso non c'è subito quella chimica, non c'è subito quella sensazione particolare che si ritrova ad esempio nelle storie, nei libri, nei manga. Questo fumetto si fa riferimento ad esempio ai Boys Love e per me è stato molto divertente vedere come la protagonista compara la sua prima esperienza sessuale a quella che legge appunto nei manga. Ho trovato anche in questo caso un riportare qualcosa di vero. Io non ho mai avuto l'impressione che l'autrice mi stesse raccontando una storia di finzione, ma come se mi stesse raccontando la sua vita. Per quanto riguarda invece i disegni, devo dire che non sono fra i miei preferiti per quanto riguarda i manga, ma li ho apprezzati all'interno di questo tipo di storia. Trattandosi di un fumetto autobiografico, ho apprezzato tanto la sincerità dell'autrice, non solo nelle tematiche, ma anche nel tratto. Non cerca in alcun modo di abbellirsi o di addolcire il proprio corpo, il proprio viso. Lei alla fine di quest'opera dice di essersi un pochettino abbellita, ma guardando comunque i disegni si capisce che la storia comunque cerca di focalizzarsi non tanto sull'esteriorità, ma appunto su quello che hanno dentro i personaggi, in particolare la protagonista. L'utilizzo poi di questo colore rosa mi è piaciuto tanto perché secondo me smorza un po' i toni drammatici di questa storia. Quindi io nel complesso l'ho trovata una lettura estremamente interessante perché sinceramente mi ha parlato, mi sono rivista soprattutto all'inizio della storia in cui si parla dell'ansia e della disperazione, diciamo, della protagonista nel non riuscire a capire come essere normale, come essere accettata, come trovarsi un buon lavoro, come fare essenzialmente a vivere come fanno tutte le altre persone. E oltre ai problemi di tutti i giorni si aggiunge anche la sua curiosità riguardo ad esempio al sesso e alla propria sessualità, al proprio corpo. In più di un'occasione ho infatti avuto l'impressione che la protagonista fosse sì la persona, ma in realtà anche il corpo, perché l'autrice parla tantissimo, secondo me, del suo rapporto con la propria pelle, che è molto importante perché è sul suo corpo che si riflettono tutti i disagi interiori. C'è un passaggio in cui proprio fa riferimento al fatto che provando del dolore internamente, diciamo, soffrendo, è come se non fosse vero quel dolore, mentre provocandosi dei tagli o comunque agendo direttamente sul suo corpo, anche con questi sbalzi, non mangiando oppure mangiando esageratamente, sono tutti cambiamenti che incidono fortemente sul fisico di una persona. È come se avesse voluto rendere tutto questo disordine e disagio che aveva dentro visibile. Forse questo lo aggiungo io anche per riuscire a gestirlo meglio, perché quando qualche cosa ce l'hai davanti agli occhi, è tangibile, forse pensi di avere anche più il controllo su quella cosa lì, mentre quando è qualcosa di inafferrabile, no. Non lo so, secondo me ci sono diversi punti di riflessione, diversi punti che ho trovato in comune con quella che può essere la mia storia o quella di qualunque altro. Quindi l'ho trovata una storia che riesce a comunicare un fortissimo senso di disagio, un fortissimo senso di inadeguatezza, ma che non si limita a piangersi addosso, ma anzi cerca di trasformare tutte queste emozioni in qualche cosa, perché bene o male la vita va avanti. Nonostante poi la difficoltà nel vivere, nell'adattarsi, nel sentirsi a proprio agio, secondo me l'autrice raggiunge a un certo punto una sorta di via d'uscita. Io ho apprezzato tantissimo che questa fosse l'essere veramente se stessa, non cercare di rendere felici gli altri, comportarsi come gli altri si aspettano che si comporti questa ragazza, non cercare di essere normale, non cercare di essere un'altra persona per adattarsi, non interpretare semplicemente un ruolo, ma vivere la sua vita. Io almeno ho avuto questa impressione e mi ha lasciato un gran senso di positività e di speranza. Sinceramente pensavo che questo fumetto si focalizzasse molto di più sulla sfera sessuale, invece c'è
moltissimo altro all'interno e sono molto contenta per questo, perché come vi dicevo è una storia che secondo me parla a tante persone diverse e affronta in maniera cruda, spesso drammatica, sincera e anche autoironica la vita della stessa autrice, che potrebbe benissimo essere la vita nostra. È una lettura quindi che vi consiglio di fare se siete interessati a queste tematiche, se anche voi vi sentite per un qualche modo in un momento particolarmente difficile della vostra vita, ma in generale secondo me è una lettura validissima perché affronta delle tematiche molto importanti e attuali in maniera secondo me vincente. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se lo avete letto anche voi, che cosa ne pensate, se vi incuriosisce o meno e se avete altri titoli più o meno di questo genere da consigliarmi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!